forse dovrei cominciare a scriverti questa lettera, almeno senza quel timore di dover cedere. Ma a me è molto difficile, anche perché io non so ancora capire quali siano le ragioni che mi spingono ad assillarci ancora. Io ti ho amata da morire, e questo è già un fatto. Ma perché proprio tu? Ed è qui che comincia la confusione. Forse perché eri qui, dolce, diversa, o perché sento la necessità di vendicarmi per qualcosa. Eppure, tu hai chiarito in me molte cose, dandomi amore al momento giusto, o forse perché me lo togli al momento giusto, facendomi soffrire. Tu, per me sei un ideale da rincorrere, cercare di possedere con la certezza che forse non ti avrò, eppure combatterti, ribellarmi contro il destino, cadere per poi ricominciare ancora questa grande corsa. Ma tutto questo non mi basta per capire che cosa c'è alla base, una mia forma di paura, di masochismo, visto che soffrire per te è quasi un piacere, ma so che non è così. Anche se queste cose le sognavo, le aspettavo, ed hanno preso forma finalmente con te. Quante cose ho voluto, che non dovevi cambiare mai, che potevi essere forte, non dovevi dirmi sempre sì, potevi usarmi, potevi anche distruggermi, perché non voglio allontanarmi da te e ti chiedo cose che sono già in te. Eppure, questa storia voglio che finisca, anche se vorrei stringerti ancora. Ed è qui che cade tutto, tutto quello che ho detto, vero? Sarà perché sono ancora legato a quando eravamo noi, o magari per la rabbia, come se avessi perduto in un gioco. Avevi ragione tu, si parla per ore e ore, e non si risolve niente. Certo, basterebbe che io fossi diverso, e allora qualcosa cambierebbe. Saprei dirti anche frettolosamente perché ti amo davvero, ma non ti sembra troppo facile, troppo semplice arrivare già alla conclusione di tutto questo che abbiamo